Ciao ragazzi, un saluto a tutti dalla mia camera qui in montagna e un saluto a tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter. Parliamo di calcio femminile, parliamo dell'amichevole giocata a Londra tra Chelsea e Juventus. Il Chelsea vince 3-0 e quindi la Juventus da questa tournée inglese porta a casa 8 reti subite e 0 gol fatti. E non va bene, non va bene nel senso che ci stava. Quando decidi di giocare con squadre così forti, così più forti di te, sapendo di essere meno forte, ci sta, però devi anche limitare i danni. Questa squadra qua oggi, parliamoci chiaro, oggi la Juve non ha giocato male, eh. Anzi, a me è piaciuta anche, ha avuto occasioni per vincerla, non l'ha vinta, cioè per pareggiarla, scusate, per pareggiarla non l'ha pareggiata, ovviamente poi se non la pareggi la partita si mette in una certa maniera e rischi poi di prendere una brutta imbarcata, cosa che poi è successo perché nel finale siamo crollati. Siamo crollati e poi quando hai come una giocatrice come Kirby con l'occasione che in contropiede ti infila. Peccato che all'82esimo Sanderson ha avuto la palla del 1-1, è stata una gran parata del portiere e poi praticamente il gol del Chelsea all'86esimo ha chiuso la partita. Comunque due partite con due squadre totalmente più forti e ci ha fatto capire che giustamente, intanto che la condizione è nettamente diversa, quindi non è detta, non è mai detta la cosa, che però loro sono più esperte, più avanti si è visto, insomma. Non dobbiamo avere la presunzione di pensare che il calcio italiano sia a livelli del calcio inglese, siamo indietro a livello di calcio femminile, ma pian piano secondo me c'è la possibilità di crescere. Un tassello alla volta, queste ragazze giustamente insomma, hanno fatto una buona tournée a Londra proprio perché è giusto provare a vedere come sono le più forti. Quindi loro, secondo me ci stavano anche un amichevole con Lione, pensate un po'. E adesso arrivano due impegni, una con Lugano, una con la squadra cinese che mi sfugge il nome, che attenzione perché non sono scontate neanche quelle, due impegni internazionali che proveranno a fare, insomma, portare in avanti la Juventus di condizione. Dunque, finisce la tournée di Londra, Arsenal-Juve finita 5-0, il Chelsea-Juventus finita 3-0, vuol dire che la Juventus ha sicuramente da lavorare. Ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!